Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Chiedo perdono per questo inizio abbastanza fuori dal comune, ma mi sono totalmente dimenticato che qua c'era la Kimono Girl. Stavo andando ad esplorare e me la sono beccata qua davanti. Quindi per non farvi perdere questa parte di trama importantissima, ho deciso di interrompere, diciamo, ho deciso di iniziare più che di interrompere il video in questo momento. Cursore. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 14esimo, non so il numero, non me ne vogliate, episodio della Challenge Rock Pokémon Heart Gold. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo sconfitto il capo palestra Alfredo e abbiamo iniziato a sgominare il Team Rocket. Ci manca ancora però il nostro, stavo controllando se il microfono funzionasse. Stiamo ancora però, diciamo, all'interno di questa particolare trama, nella quale ora dovremo andare a salvare il direttore che si trova nei sotterranei di Fiordoropoli. Prima di iniziare, come al solito, lasciate un bel mi piace e un commento rispondendo alla domanda del giorno. La challenge di quest'oggi, raga, la challenge, non so cosa ho detto, vabbè, le sto sbagliando tutte all'inizio di questo episodio, non me ne vogliate. La challenge di questo episodio mi è piaciuta particolarmente per il tema, che in questo momento, non in questo momento in cui state vedendo il video, ma adesso, ora come ora, è molto attuale, ossia la lotta contro il bullismo. C'è stato quell'evento orribile, diciamo, dei ragazzi che hanno bullizzato quest'altro ragazzo un po' più timido. La challenge consiste nel non poter utilizzare mosse fisiche e nel non poter catturare Pokémon di tipo lotto. Ovviamente il problema sarà nel non utilizzare le mosse fisiche. Vi faccio vedere banalmente. Con il nostro strength potremmo utilizzare solo sto impazzendo. Faccio bullismo sulla mia scrivania. Dicevo, con strength potremmo utilizzare solo surf. Con lui 14 potremmo utilizzare solo foschi sfera e forza sfera. Non ce la faccio. Con lui funesto vento, con lui cannon flash, con lui psichico e con lui il buon Fendi spazio. Sarà un fottuto suicidio, perderò la challenge, ma ragazzi, mi raccomando, no al bullismo. E ricordate, adesso iniziamo subito, che se siete vittime di bullismo, non siete voi il problema, è chi vi bullizza e che quindi dovete assolutamente farlo sapere a qualcuno che vi può aiutare. Detto ciò, mi raccomando, come al solito, lasciate un bel mi piace, proviamo a raggiungere sempre i nostri 200 like. Questo posto è un fottuto inferno, ci sarà anche la battaglia col rivale, io non so come farò, non lo so. So che ho paura. So che dovrò puntare tutto su Fuji, sulla sua stab di tipo psichico. Me lo sento. Ah, subito. Subito, pensavo che prima ci fossero le battaglie con le reclute. Ok, parte la sfida con Luke. Vediamo un po' come va. Wailord, minchia, Wailord. È impazzito, raga. Allora, devo fare attenzione a non fallire la challenge, perché se fallisco la challenge, voi sapete, ragazzi, che ci sarà quella punitiva per il prossimo episodio. Quando ti fa psichico stab? Psichico stab è fortissima. Che bellezza, ragazzi. Che bellezza, veramente. Mudkip. Ok, forse per Mudkip. Eh no, lui è solo psichico. Cazzo, però ho pochissimi PS. Mi sa che mi converrà tornare sempre al centro Pokémon per psichico, perché altrimenti non ne esco vivo qua. Ecco, c'è già un problema. Devo switchare e mandare Brazzarina con funesto vento, ragazzi. Distorto zona. Ai, attacchi prima tu, quindi mi sa. Eh sì. Confusione. Guarda, confusione. C'ha lo 0,001% di possibilità di confondere. Guarda te se non doveva confondermi. Funesto vento, non penso neanche che vada giù, raga, perché Brazzarina non ha sto grande attacco speciale, mi sa. Infatti non gli ho fatto una mazza di minchia. Confusione. Aia, quanto cazzo fai male? Fermi. Iperpozione. Ok, mi sta già mettendo in difficoltà sta challenge. Non è una cosa buona per nulla, perché io devo tirare un episodio, così ve lo dico, Ok, la distorta zona è tornata alla normalità, quindi tecnicamente dovrei averla vinta. Ok, perfetto. Boostati ogni tanto, guarda che non ti fa male. Ok, Blaziken, questo è un problema. No. Questo è un problema serio. Oh no, 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 lui 14. Lui 14 con Foschi Sfera ce la può fare. Ok, perché io volevo mandare Strength con Surf, ma questo qua mi avrebbe tirato tipo un calcio in volo, mi avrebbe seccato sul posto. Foschi Sfera, ti prego, vai giù, quasi. Calcio salto, aia, bruttissimo, non fallire. Ok, perfetto, mandato giù. In questo episodio, ragazzi, vorrei finire il Team Rocket, quindi dobbiamo un po', diciamo, come si dice in gergo, muovete figa, dai, veloce. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Iniziamo ad affrontare un po' di reclute. Questa volta, ragazzi, le balzo, perché altrimenti, ripeto, non ne usciamo vivi. Seeking, il re dei mari, che adesso però schiatta perché è veramente psichico e è molto forte. Butterfree, a casa pure questo. Oddio, Butterfree, pensavo fosse Allora, nello scorso episodio c'era la svendita
di Magby all'IKEA. In questo episodio, evidentemente, invece, c'è la svendita di Mudkip. Mi piace la cosa. Dai, dimmi che sei qualcosa di figo. Veleno a culo. Se solo avessi Blur, ragazzi, se solo avessi Blur. Ora, io non ricordo come funzionasse qua. Era tutto un bordello. Sicuramente chiudersi dentro non è la scelta più azzeccata. Ve lo sconsiglio. Ok, vediamo se... Non dirmi che ce l'ho fatta. Ma ce l'ho fatta davvero? Ma davvero? Ma io ci mettevo 30 anni quando ci cavo Heart Gold. Cioè, bastava davvero premere in sequenza. Chris... No! No! Questo con le mosse speciali non lo butto mica giù, eh. Porca puttana. Questo non ce la faccio, raga. Figa, regge un bordello sto coso. Ok, no. Pensavo potesse andare peggio, sinceramente. Comete, aia. Vai giù. No, no, non cominciare anche con protezione, ti prego. Veramente, è già difficile così. Cazzo, raga, veramente. Proviamo con lui 14, proviamo a utilizzare forza sfera. In teoria, sì. Ti odio! Ok, perfetto. Oddio, che ansia, Snubbull, vai giù anche tu. Che ansia, ragazzi, veramente. È difficilissima sta challenge. Mi sa che ho esagerato per essere tipo un luogo in cui devo affrontare generali e cose simili. Tra l'altro sto pure finendo le pozioni, mannaggia a me. Allora, abbiamo davanti se... Oh, Fuji, quanti PS ti rimangono? Io, raga, vi ricordo che ovviamente posso curarmi stavolta, cioè sia chiaro, eh. Ah no, aspettate, fermi. Prima facciamo così. Oh, ok, perfetto. Possiamo andare avanti. Ora, io sta zona qua obiettivamente non me la ricordo molto bene. Però qua c'è uno strumento che potrebbe essere una bacca cocca. Una bacca cocca. No, perché ho tenuto davanti lui, Chris, lei poi. Cazzo, non ha mosse sto coso. Tropius, fermi, switchiamo subito. Se solo avessi delle cazzo di mosse speciali tipo fuoco. Invece andiamo con suocero e facciamo tipo boh, cannon flash, se non sbaglio è la sua. Sì, infatti. Cannon flash ignorante, semebomba, aia. Tra l'altro sto registrando subito dopo lo scorso episodio, quindi se tipo vado in confusione con gli eventi, capitemi. Ok, perfetto, mandato giù Tropius, Rotom. Ecco, forse Rotom è già un po' più un problema con cannon flash. Infatti, aia, Sonic Boom, no, ti prego, muori, muori. No, stai fermo, ok, perfetto. Per fortuna per ora sta andando bene, tra l'altro un altro, che poi Rotom... non è vero, Rotom non è leggendario, mi sa... Anzi, se non sbaglio, ho letto da qualche parte che Rotom è l'unico Pokémon non leggendario ad avere un host da leggendario, senza apparente motivo. Ok, perfetto, un altro strumento sono rocce di re, perfetto. Questa qua, raga, è la roccia di John Frog, lo sappiamo, però John Frog per ora in sta serie non l'abbiamo trovato. Non abbiamo trovato in realtà nessuno della triade, o meglio, non siamo riusciti a catturarli. Abbiamo trovato Semaforo, che però ha deciso di ribellarsi e di mandare a puttane la serie. Grazie Semaforo, un mito. Perfetto, lui 14 a livello... 36, sì, non so, mi sono impappinato nel nulla. Shieldon. Allora, mandiamo suocero con cannon flash. Tra l'altro... No, fanculo, perché l'ho confuso con Shelgon? Sono un coglione. Sono un menomato mentale, l'ho confuso... Vi giuro che l'ho confuso con Shelgon, ve lo giuro. Ok, perfetto, battuto anche questo. In teoria dovremmo essere nei pressi del boss. E buonanotte del direttore, volevo dire, ragazzi. Come hai fatto ad arrivare qui? Con i piedi. E con la forza della volontà. Monferno, perfetto. Nello scorso episodio il tuo capo c'aveva il buon Infernape. Qua evidentemente tu hai Monferno, Pidrill. Porca puttana. Allora, forza sfera quanto ti toglie? No, bello. Aia. Ok, calma. Potrei utilizzare Fuji, forse non ho fatto una grande cosa. Ok, perfetto, no, però sì, ok, perfetto. Raga, possiamo sempre contare su Fuji, che è veramente una bestia. Cioè, il culo nell'averlo trovato come starter, non so veramente... Turbo sabbia, cioè, io non sapevo neanche fosse una mossa fino a ieri. Dai, forza, dammi la preport, ok, perfetto. Con la preport, ragazzi, possiamo andare verso i generali, quelli potenti. E questa, ragazzi, sarà la cazzo di parte difficile della challenge. Ok, da qua in teoria si dovrebbe essere nei sotterranei del centro commerciale, vero? Sposta quel coso, ti prego. Ok, perfetto. Parlando al tipo, ci fa spostare le casse. Denti abissi. Che se non sbaglio è quello di... Che se non sbaglio ne ho due, tra l'altro. Ditemi che non ho detto una cazzata. Scopriamo subito. No, non ne ho due. Denti abissi? Forse è una squama abissi. Ho una squama cuore. Oh.
Non so perché, raga, ero convinto di avere una un fottutissimo dente a bissi. Vabbè, non è importante. Ok, perfetto. Possiamo andare a prendere quest'altro strumento che è una super guardia. Io sto aspettando veramente uno strumento utile in questa serie perché dovresti spostare anche quell'altro. Lo so, ma tipo questa. Ok, perfetto, bravissimo, sei un grandissimo. Vai, dammi questo strumento protei. Questa qua finisce subito nelle casse del centro commerciale. Tra l'altro, raga, già che siamo qua, faccio due o tre acquisti veloci. Ah, buongiorno, signorina. Sì, mi porti al piano che io non so quale sia. Io voglio solo le pozioni, cioè, sul serio. Banco per allenatori, che suppongo sia per le pozioni. Sì, ok, perfetto. Allora, andiamo un po' di per pozioni. Ne prenderei tipo 18 per non rischiare. Qua ovviamente, raga, i pipi su non è che li vendono perché c'hanno la mamma puttana. E quindi mi tocca andare a prendere solo delle cure totali. Direi che può bastare. Io, raga, la proteina, ripensandoci adesso, la terrei per la Lega Pokémon. Nel caso la Lega dovessi avere tipo pochi soldi per qualche motivo arcano. Non lo so. In teoria non muoio, quindi non dovrei avere pochi soldi per... Trovate un titolo a questa immagine. Curiamoci. Velocemente, dai, che siamo già a 11 minuti e devo battere ancora tutti i generali. Poi ovviamente, ragazzi, l'episodio finisce nel prossimo. Dovremmo arrivare in teoria a Ebanopoli, passando per la grotta gelata. E quindi nulla, penso che durerà anche un pochino perché la grotta gelata non erano due cazzatine, insomma, era abbastanza complessa. Eccoci di nuovo qua, allenatore radio. Nel frattempo, ragazzi, mentre ci abbiamo, vi invito a lasciare un bel mi piace, anche perché la serie sta per arrivare più o meno nelle sue battute finali. Vi ho già detto che non farò canto e vi ripeto la motivazione, l'abbiamo già fatta con Pokémon Rosso e sarebbe veramente monotono, anche per me ragazzi, banalmente, quindi non la faremo. Ma ragazzi, la serie sta davvero giungendo nelle battute finali e quindi sostenetela fino alla fine, mi raccomando, è importante anche per, diciamo, sostenere in un certo senso, per farmi vedere che il canale vi sta piacendo, come sta andando. E per propiziare, ecco, serie future Kangaskhan. Oh, capiti a fagiolo, guarda, a fagiolo sul Pokémon giusto, brutto colpo. Veramente, raga, ci sta andando bene qualsiasi cosa in questo momento. È una cosa allucinante. Io non vorrei mai che, ecco, che ad esempio vengano fuori certe cose. Questo è un problema. Potrei provare a mandare Strength. Gravità, perfetto. Cioè, perché la situazione è comunque molto grave, perché lui sta perdendo e quindi c'è la gravità della situazione. Muori. Ok, perfetto. Sapete che non ho neanche controllato? Ok, no, questa qua era una recluta di merda, infatti non era un generale. Il generale arriva adesso. Eccolo lì, il buon Milas. Ora, io cercherei di tenermi Fuji per il boss quello potente. Quindi mettiamo davanti Suocero per ora. Affrontiamo Milas, poi dovrebbe esserci Athena e poi Arken. Che poi, beh, ovviamente non si chiameranno così, ma si chiameranno Esteban, giustamente Clefairy. Veramente mi fate schifo voi del Team Rocket. Bruciapelo. Muori! Aspetta. C'è un motivo per il quale il bruciapelo non mi ha fatto tentennare. Blocca gli effetti aggiuntivi degli attacchi subiti. Ok, ho subito sospettato fosse l'abilità, per fortuna. Clefairy, perché non è morto? Perché non sei morto? Livello 36 per suocero che... Mala testa. Ah no, metà testata, che idiota. Forse al posto di acciaio, sapete che non serve una stronzata per nulla. Allora, per questo episodio non potremo utilizzarlo, ovviamente. Ma ragazzi, per il prossimo avremo una mossa più forte e a disposizione. Krabby, forse non avrei dovuto sprecare un Fendispazio per un Krabby, sapete? Tra l'altro, livello 33, minchia, boss, che livello è? Mi sta facendo paura. Cioè, il boss quello potente, il vice di Giovanni, insomma. Mettiamo davanti Strength, curiamolo perché banalmente ragazzi è rimasto a vita, a vita, ciao, a livello basso rispetto agli altri, è rimasto a 35. Prendiamo questo strumento che è... Cioè veramente mi stanno sbucando le palle su Giove da quanto mi stanno cadendo in basso, sperando che Giove si trovi tipo in basso rispetto a me, quindi tipo dall'altra parte del globo. Oh, proprio tu, eri al rifugio di Mogani, è vero? Quella volta ho perso, ma non credere che adesso... Questa volta non c'è nessuno ad aiutarti. Sarà una passeggiata, vieni in guardia. Io ho un Lainun. Non devi... Ah, giusto che tu sei Marshall. Non devi sottovalutare mai un Lainun. Ragazzi, mi raccomando, non sottovalutate anche voi Lainun. Ragazzi. Cosa? Mi hai tirato indietro così Blur. Ma davvero? Ma davvero, hai pure la capacità di switchare, non te la fibiamo, sinceramente. Oh, andiamo Brazzerina e aia. Utilizziamo Funesto Vento. Vediamo se riusciamo a mandarlo giù. Minchia, non gli faccio una sega.
Allora, fermi, forse è il caso di mandare Fuji e di utilizzare Psichico, perché altrimenti questo coso qua veramente non schiatta più. Dai, non mi fare sprecare i pipi di Psichico e muori. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Livello 37 per Fuji, Tentacool. No, non vado a sprecare Fuji nel caso ve lo stesse chiedendo. Andiamo a utilizzare il Foschisfera di lui 14. Via, e dovresti morirci. Perché la vita è una merda? Perché la vita è una merda? Ma soprattutto perché i Tentacool reggono. Nidorino, ok, perfetto. Anche per Nidorino dovrebbe essere perfetta Foschisfera. Tanto, ragazzi, non mi sarà indispensabile questa mossa, perché comunque abbiamo già il buon Fuji con le sue mosse di tipo psichico. Più che altro sarà utile per la nostra, diciamo, forza sfera, ecco. Spero di aver detto Foschisfera prima, perché altrimenti mi sono tipo fatto un fade della Madonna. Siamo a 15 minuti e stiamo per arrivare da Arcan. Ragazzi, questa qua forse finora è la battaglia più importante che noi abbiamo mai fatto in questa serie, perché ci consegnerà anche l'ala di Iride per andare a prendere Ho-Oh, che ovviamente se non sarà randomizzato io non catturerò, ma è comunque qualcosa di interessante. Ok, sono pronto. Con Strife davanti che mi fa paura, ma sono pronto. Perbacco. Ma come hai fatto ad arrivare per Bacco? Poi pensate. Ma come hai fatto ad arrivare fin qui? Devi essere un allenatore incredibilmente forte. Il nostro scopo è quello di occupare la radio e annunciare all'intero paese che ci siamo riuniti. Così Giovanni, il nostro capo, farà ritorno dal suo cammino di ascesi. Noi ci riprenderemo tutto il nostro potere. E tu non ci metterai i bastoni tra le ruote. Cammy. Parte la sfida di Cammy Tamer, suppongo. Esatto. Tre Pokémon e saranno tre Pokémon forti. Bell'awesome. Ecco, già Surf di Strength, utilissimo, guardate. Ora. Forse mi conviene mandare Fuji e non rischiare di utilizzare il fottutissimo Psichico. Aia, mi cala la velocità però. Psichico, addirittura con la velocità calata a picco ti attacco per primo? Devi avere veramente le incudini legate ai fiori. Cioè, veramente. Adesso spero di non attaccare per primo. Affanno se... Ok, devo sostituire Fuji. Devo sostituire Fuji per varie motivazioni, perché ha la velocità bassa, perché è stronzo. Quindi mandiamo lui 14, ho visto uno Stantler e quindi forza sfera a dire... Ora, se lui dovesse avere delle mosse pericolose per lui 14 sarebbe un problema serio. Perché io non penso che forza sfera lo mandi giù. Stantler, se non sbaglio, ha una buona difesa speciale. Quindi non lo manderò giù, esatto. Speriamo che al prossimo turno non faccia qualche... Porca di quella puttana, reggi! Reggi, 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 reggi! Ma dai, brutto colpo, Cristo! Io lo sapevo, io l'ho fottuto, sapevo. Nero, guarda, oh ma... Cristo Dio, sicuro Nero che mi avrebbe crittato, guarda. Porco due. Notte sferza, fermati, ti giuro che ti faccio fare una fine che non hai idea. Elekid, bello Elekid, raga, come ultimo po'. Livello 38. Minchia, che... Ok, forse dovrei ricordarmi di non sfottere i Pokémon. Fendi spazio, ok, perfetto. Ho mandato lui ovviamente, raga, perché... bravo, diminuisce l'attacco fisico che non lo sto utilizzando. Perfetto, giù, tra l'altro penso che mi si siano scassate le cuffie, o tipo che si... No, si sono solo sminchiate, aspettate. Ok, com'è potuto accadere? Il nostro sogno era un incubo. Evidentemente non sono all'altezza. Come un tempo fece Giovanni. Non mi resta che sciogliere il Team Rocket. Addio. Ok, ragazzi, benissimo. Ciao. Ah, non me la dà Arken, me la darà lui l'ala di Iride, mi sa. Sì, infatti, perché tipo nel costruire, nel restaurare la torre l'ha messa a posto. E l'ha trovata. Sì? Sì, lo so che c'è bisogno di qualcosa. Ritardato. Ragazzi, purtroppo questa cosa di Team Rocket che ritorna, secondo me, è stata trattata un po' troppo alla leggera da Game Freak. Avrei preferito qualcosa di migliore. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Sta di fatto, ragazzi, che abbiamo concluso la trama secondaria, diciamo, riguardante il Team Rocket, che accosta, diciamo, quella di noi che dobbiamo andare a vincere la Lega. In teoria proseguirebbe con alcuni strascichi accanto, ma come vi ho già detto, eviteremo di farli perché ho altri progetti molto 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 interessanti che arriveranno dopo questa serie. Detto ciò, ragazzi, io penso che il video possa dichiararsi concluso. Direi di concluderlo, scusate il gioco di parole, andando a Mogania, da dove partiremo per andare a Evanopoli nel prossimo episodio. Quindi, con il nostro Lewis che è morto, io mi devo Lewis, che in teoria è Lui. Decidete la pronuncia.
E troverò il sostituto, ragazzi, tra quelli, tra i Pokémon che ho, diciamo, nel box, sperando che qualcuno mi convinca abbastanza. Per ora sto pensando di mettere Ninjask. Cazzo, mi dispiace perché comunque lui 14 non era malaccio come Pokémon, anzi, secondo me se la cavicchiava anche bene. Siamo stati sfigati, io l'ho chiamata subito al malo sguardo, sentivo che doveva andare malissimo questa cosa. E puntualmente è andata malissimo. Detto ciò, depositiamo il nostro amatissimo Louis XIV che ci ha messo poco a schiattare. Però è stato breve ma intenso, sinceramente io mi ero abbastanza affezionato, nonostante Sorrock come Pokémon mi faccia schifo al cazzo. Direi ragazzi di mettere in squadra Ninjask che vi farò vedere allenato per il semplice fatto che ho già un tipo normale, anzi in teoria ne ho due. E nulla ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto rispondendo alla domanda del giorno e consigliandomi altre challenge per il futuro, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, passate le ricerche in descrizione per rimanere sempre aggiornati, vi ricordo che io sono in Francia in questo momento, quindi se volete degli aggiornamenti particolari potete passare tranquillamente dai social e premete la campanella in alto a destra, fondamentale. Per rimanere sempre aggiornati invece sui feed del canale. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.